Fantastico! Hai i gettoni sufficienti per imparare un nuovo colpo, la Sponge Ball. Straicomatico! Oh, ho dimenticato le scarpette. No, la Sponge Ball. È molto utile se ci sono cose alle quali non puoi avvicinarti. Queste sudice teste di secchio devono essere fermate. Città della Conchiglia è dall'altra parte di questo posto buio e spaventoso. I veri uomini non hanno paura del buio. Devi attraversare questo abisso. I veri uomini non hanno paura del buio. Certo, però fai attenzione ai mostri. Mostri. Oggi mi sento un vero. Ti piaccio! Torna qui e combatti come una stella marina! Ora non mi pare il caso di giocare a rincorrersi. Poi? Vieni fuori, ovunque tu sia! Oh.
uomini! Bikini Bottom libera! Un'anima sventurata alla volta! Oh.
sono una spugna rocciosa. Thank you.
allora è il caso di giocare a rincorrersi. Così va bene. Wow, wow, wow! Rispedito al mittente. Oggi mi sento un vero uomo. Mitico, devi davvero provarlo! Questi mi faranno diventare macio! Mangia una mentina.
Scusa un momentino. È la stanza che gira o sono io? Thank you.
Altra maschiaggine. Ehi, un tesoro! Salto, saltino, saltello! Si è rotta! Arrivo! Torna qui e combatti come una stella marina! Thank you.
Torna qui e combatti come una stella marina! Cotone, grazie. Prima salva i miei soldi! Nuova! È scintillante! Felice di venire. Non in corridoio, no! Thank you.
E spedito al mittente. I miei soldi! Macho Bone! Fu così che SpongeBob e Patrick fuggirono dall'orribile abisso pieno di spaventosi mostri. Nel frattempo, Dennis continua a seguire i nostri eroi. Alcuni esseri privi di stile cercano di fermarlo, ma lui riesce a ragionare con loro. Così, come due latine in un tritarifiuti, SpongeBob e Patrick vanno avanti, felicemente ignari del pericolo che si avvicina.
Davanti a loro li aspetta un'enorme distesa di rifiuti puzzolenti. Ma Città della Conchiglia dall'altra parte, quindi non hanno altra scelta che proseguire.